Si chiama legge sulla leale collaborazione, ma in realtà si può definire legge sulla sleale collaborazione, perché la giunta di centrodestra regionale recepisce solo alcune delle osservazioni che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 dicembre 2020 ha emanato contro la legge urbanistica regionale, cioè la legge regionale 29 del 2020. Ricorderete tutti che il centrosinistra ha fatto una forte opposizione contro quella legge regionale sull'urbanistica, ritenendo che ci servisse una nuova legge regionale, che quella era una legge sulla deregulation su tutto quanto il nostro territorio. Delle 7 osservazioni del Consiglio dei Ministri, solo 4 e alcune anche parzialmente sono state recepite dalla giunta regionale. Quindi arrivano in questa legge sulla leale collaborazione, il che significa che questa legge non servirà ad evitare il ricorso di fronte alla Corte Costituzionale per alcuni aspetti importanti, come per esempio l'articolo 19 che riguarda appunto l'applicazione del decreto di sviluppo e ancora per i piani di attuazione conformi al piano regolatore generale e per i piani di lottizzazione. Questo è il motivo per cui noi abbiamo ripresentato 750 emendamenti e chiediamo invece un impegno politico, questa volta vero perché di promesse ce ne sono state tante, ad arrivare tra febbraio e marzo su una nuova legge urbanistica nel nostro territorio che è fermo da 37 anni. La legge 18 appunto è di circa 37 anni fa.